Oggi facciamo i peperoni ripieni. Per questione di tempo li ho tagliati prima. E ci vogliono 500 g di carne macinata, 4 pancarré con un po' di latte, un po' di prezzemolo, del pepe, delle passoline pinoli, del sale, un uovo e del formaggio, quale vi piace a voi. E poi la regina sono i peperoni, come sapete. Poi per cucinarli ci vogliono della cipolla, dell'olio di oliva e della passata. La passata sia fresca, nelle bottiglie o pelato, quella che piace a voi. Facciamo vedere il procedimento. Iniziamo a fare la ricetta dei peperoni ripieni. Gli metto un uovo. Del formaggio, una presa di sale, del pepe, del prezzemolo, passoline pinoli. E dei pancarré che già ho messo nel latte. Li strizzo bene e lo aggiungo. Comunque in questa ricetta non ci sono tipo il peso, perché il prezzemolo quanto basta. Il sale e pepe, quanto basta pure. Andiamo a cucinare i peperoni. Mettiamo un po' d'olio. Versiamo la cipolla. E la facciamo rosolare. Quando la cipolla è un pochettino rosolata, poi buttiamo la passata. Io per questioni di tempo già l'ho salata, l'ho pepata e poi il mio pomodoro fresco che già l'avevo condito io. Avevo condito. Come vi ho detto prima, non c'è bisogno di pomodoro fresco, è buono anche quello della bottiglia, i pelati e a piacere. Prendiamo la passata. Mescoliamo bene. Per questione di cipolla, io l'ho dovuto mettere sui fornelli, però adesso quando gli aggiungo i peperoni, io li metto a forno a 180 per 20 minuti, dipende dal forno che avete voi. Ora aggiungo i peperoni.
Ora questi peperoni vanno a forno a 180, dipende dal forno che avete, per 20 minuti. Ecco, i peperoni dopo 30 minuti sono pronti, che avevo messo a forno. Il mio forno è cucinato di più perché il forno ce l'avevo un pochettino freddo. Comunque, si infornano a forno caldo. Io a piacere gli metto un pochettino di mozzarella a julienne di sopra. È una cosa a piacere questa. Però non li inforno più, li lascio così perché piace la mozzarella così. Perché i peperoni sono caldi, così si scioglie la mozzarella a julienne. Ecco i miei peperoni ripieni a modo mio.